Allora, l'iniziativa del comandante della squadra, direi, di questo meeting di tutti i comandanti del porto che hanno operato a Procida. Sì, il piacere, l'entusiasmo di stare con tutti i comandanti che si sono alternati prima di me al comando di Circomare Procida. Sono in tanti, sono venuti entusiasti e hanno partecipato con noi a questa occasione di incontro, leggendo con noi questo piccolo libricino che abbiamo partorito congiuntamente con Procida Oggi e con soprattutto il professor Ambrosino, che ringraziamo per l'impegno, in specie sotto il profilo culturale e storico. Tutto ciò che riguarda invece i profili tecnico-operativi di intervento del corpo sono stati curati ovviamente dal Guardia Costiera di Procida. Una occasione di ritrovo che ci emoziona in particolare, perché siamo su una rotta ovviamente, quindi c'è chi l'ha già solcata, bene ovviamente, ha ben fatto, e quindi adesso si gode meritatamente i frutti di questa buona navigazione. Ci sono io che sono in corso di navigazione, ci sono quelli che verranno dopo di me ovviamente, a cui passerò questo testimone, con la speranza che l'isola di Procida possa continuare a fare da anello di congiunzione tra noi ufficiali che abbiamo comandato il Circomare e ovviamente il corpo e l'isola, quindi la Guardia Costiera e l'isola di Procida. Grazie. È una bellissima iniziativa innanzitutto, dobbiamo dare merito al comandante La Spada di aver avuto questa brillante idea che ha consentito oggi di svolgere questa giornata, e nel contempo devo dire che è una emozione anche per me, che non ho un precedente di comando a Procida, perché ripenso un po' al mio passato, alla mia gioventù, quando anche io sono stato il comandante di un ufficio circondariale marittimo, va bene? Quindi mi posso immedesimare davvero nella emozione che oggi provano questi cari colleghi hanno operato qui negli anni in questa bellissima e straordinaria isola. Quindi veramente sono stato veramente felicissimo di essere qui stamattina, perché ho avuto il piacere di porgere il benvenuto anch'io a questi colleghi, e quindi questa possibilità di potermi unire, di poter manifestare a loro anche la mia emozione di essere qui con loro stamattina. Grazie comandante. Questo libretto ha voluto fissare sulla carta e nella memoria storica dell'isola i momenti importanti che il Circomare ha esercitato sul territorio. Noi che come giornale locale facciamo informazione, ma anche formazione culturale della gente, abbiamo colto l'occasione di questo meeting per tracciare appunto una rotta anche per il futuro che avverrà. In questo momento abbiamo qui a Procida il triste primato di avere 4 marittimi sequestrati a bordo delle navi Savina Kailin, il comandante Giuseppe Lubrano e il terzo ufficiale Enzo Guardascione, e 2 ancora a bordo della Rosalia D'Amato, l'allievo di macchine Vincenzo Ambrosino e il terzo ufficiale Gennaro Odoaldo, i quali praticamente rappresentano in questo momento la sofferenza della gente di mare sulla problematica della pirateria marittima. In questo libretto abbiamo raccolto anche l'esperienza che abbiamo maturato insieme alla Confidarma in un dibattito che abbiamo organizzato all'Istituto Nautico, perché sulle misure da prendere per sconfiggere questa pirateria marittima che si annuncia come il nuovo male della navigazione. Bene, io termino questo breve intervento augurandomi che anche questa situazione, appunto, di cui dicevo, i marittimi sequestrati, possano avere nel più breve tempo possibile uno sbocco positivo. Grazie, auguri.